Dopo il grande successo di pubblico e un'accoglienza nelle sale cinematografiche notevole di spessore, L'Arminuta di Giuseppe Bonito concorrerà ai David di Donatello 2022, uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale in ambito cinematografico, assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano e giunto ormai alla sua 67esima edizione. Il trofeo è una miniatura della famosa opera Il David di Donatello. Dopo innumerevoli riconoscimenti e acclamazioni di critica che hanno reso omaggio al film del regista salese, L'Arminuta sarà in gara per tre categorie: miglior attrice non protagonista per Valeria Scalera, miglior sceneggiatura non originale per Monica Zappelli e Donatella Di Pietrantonio e miglior canzone originale per Just You, il brano scritto da Giuliano Tavani e Carmelo Travia e interpretato da Marianna Travia, che funge da colonna sonora della pellicola. Felicità allo stato puro, queste le parole del regista salese Giuseppe Bonito, un'opera cinematografica che sta riscuotendo un enorme successo anche fuori dai confini italiani, con la proiezione del film in Portogallo, Francia e Israele. La manifestazione cinematografica, che vede L'Arminuta accanto a pellicole come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti, si terrà il prossimo 3 maggio e sarà trasmessa da Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Drusilla Foer.